Pina Zarà, referente AIL, Melito Porto Salvo, e consigliera ADSPEM, Melito Porto Salvo. Sì, referente AIL da un paio di anni e sono molto contenta di questa, di questo impegno che Reggio Calabria, la sezione Alberto Neri, mi ha voluto conferire. E poi consigliere dell'ADSPEM, la sezione che è stata aperta il 19 giugno di quest'anno per la donazione, in particolare per donare il sangue al reparto di ematologia. Un'unione molto, molto importante, perché va a valorizzare e a sensibilizzare il territorio. Sì, infatti abbiamo pensato di organizzare AIL ADSPEM questi eventi come la cena e la tombolata, perché l'unione e la solidarietà per questo l'obiettivo che i proventi vanno sia all'ADSPEM che all'AIL, e lo stare insieme è molto importante, perché Melito ha bisogno di queste cose, perché Melito è un po' abbandonata di queste sensibilità, di queste iniziative che devono sensibilizzare le persone, i melitesi. Noi ci auguriamo, perché questa serata è stata l'exploit, perché noi pensavamo di essere un centinaio di persone, e quindi il locale purtroppo ha creato dei problemi, nel senso che siamo più di 160. Quindi questa serata si svolge con delle tombolate, anche perché le ditte hanno corrisposto bene, e poi ci sarà un po' di musica e un po' di divertimento. C'è stata la presenza, come avete visto, delle Befane per dare un po' di gioia ai bambini, che ce ne sono tanti. Quindi sono molto contenta, veramente. La partecipazione è alta, quindi questo significa che il connubio tra AIL e ADSPEM porta i suoi frutti. È stato veramente dei frutti meravigliosi, di questo io ne sono contenta, e sono contenta pure un po' delle persone che hanno lavorato, le volontarie dell'AIL e dell'ADSPEM, quindi, perché abbiamo anche tra i consiglieri molti medici che ci aiutano in tutti i sensi, quindi sono felice. Quindi ringrazio tutti a nome di tutti, AIL e ADSPEM. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro ce ne sono, perché avremmo intenzione di fare un convegno verso il periodo di maggio, proprio per sensibilizzare la gente, in particolare il nostro territorio, qual è l'importanza dell'AIL e dell'ADSPEM. Poi vorremmo provare anche a fare una festa in maschera, che l'anno scorso tu eri presente e ci siamo divertite, quindi adesso, finita questa tombolata, dobbiamo darci da fare per il prossimo evento, che sarà il ballo in maschera, il secondo ballo in maschera, e tu sicuramente sarai presente. Ovviamente ci saremo per riprendere queste iniziative fondamentali per rivalutare il territorio non solo di Melito Porto Salvo, ma anche delle zone limitrofe. Sì, 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 su questo io mi auguro proprio di sensibilizzare anche tutto il comprensorio, veramente. Sono felice, devo dire la verità, e siamo contenti di avere lavorato tanto, perché eravamo qua per distribuire un po' i posti, perché eravamo un po' in crisi fino alle 7:30, quando le persone sono arrivate alle 8:30, quindi un'ora è il tempo di andare, cambiarsi e ritornare. Un bilancio positivo. Sì, 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 sicuramente, è l'evidenza dei fatti, si vede. Complimenti e buon divertimento allora. Grazie anche a te. Grazie.